Gruppo 0, 62 kg, 1,63 m, vado a memoria. Diceva che ha dei problemi, cioè come rinforzare le ginocchia perché fa tante scale per andare su a casa. C'è qualche alimento? Più che rinforzare, come non debilitare le ginocchia, signore. Il gruppo del sangue 0. Zero. Guardi, le posso raccontare la mia storia, ultima delle ginocchia, che adesso vado come una scheggia, proprio. Ma c'è stato un periodo, mi sono trovato ad avere una bella forma infiammatoria, perché poi ho fatto anche gli accertamenti, risonanza, anche un RX, e praticamente risultava una calcificazione di 1 cm, poco più, che chissà da quanto tempo era lì, però si vede che l'avevo fatta infiammare. E come responsabile principale di questa infiammazione, pensi, non so se ne ho già parlato anche nelle altre trasmissioni, ero venuto dell'idea, e poi in effetti ho visto che in pratica il responsabile principale era quello, mi avevano regalato dell'ottimo vino, un vino afrodisiaco quasi, ecco, proprio fantastico. E un vinello rosso che tirava tra la malvasia e il lambrusco, dolciastro, non tanti gradi, avrà avuto un 9-10 gradi, e che praticamente mi ero fatto prendere la mano e mi sono trovato con questo bello stato infiammatorio. E poi allora ho tolto tutto quello che dovevo togliere, e adesso veramente vado alla grande. E era calata la massa muscolare, ma adesso, grazie anche a questa estate così torrida e alle continue innaffiature che devo andare a fare nell'orto in bassa sottomogliante, e poi con quella salita di cui vi ho accennato, ho parlato prima, e adesso quando vengo su cerco di far pesare molto di più, ecco, tutto quanto sulla gamba sinistra, il ginocchio sinistro interessato, la parte mediale, ossia la parte interna. E bene, quindi signora, dolci, zuccheri, cacao, cioccolato, gelati, frutta, proviamo a scordarci di latte derivati e provi a sospendere, non so se lo usa, degli alcolici, o vi dicendo. Poi ho riprovato a bere, ma probabilmente era quel vino molto dolce, dolciastro, ecco, che probabilmente non tutto lo zucchero era stato trasformato in alcol, e che mi aveva creato questo problema. Poi adesso ho provato a bere un poco ancora di altro vino e non mi sta succedendo niente. Ok, a proposito del bere, Poi qui. però, signora, vede bene che non c'è da stupirsi se succedono. Quanti anni ha la signora? Ecco, 62 mi sembra. 62 anni. Guardi che cos'è successo al calciatore neo acquistato, che è un calciatore di ritorno alla Juventus, Pogba, nazionale di Francia. E guardi, acquistato dalla Juve, la Juventus, che puntava molto sulla prestazione di questo forte calciatore. Questo qua non sanno più dove sbattere la testa, parlano di 2 mesi, 4 mesi, ecco, interessamento del menisco, interessamento dei legamenti, fatto sta che, pensi, succede anche a dei Marcantoni come un tizio come Pogba, che è un tizio bello tosto, prestante fisicamente e sicuramente seguito da equip di medici e di ortopedici non da poco. Certo.